di Garmisch. Allora ho pensato di rendere questa lettura con una vaga accentuazione tedesca. Spero che questo non sortisca un effetto parodistico che non è nei miei intenti. L'idea era rendere il tono e il modo con cui avrebbe letto lo stesso Sigi. Con pieno rispetto che è dovuto a questo grande alpinista, quindi. Garmisch, 21 novembre 1968. Egregio signor Carlo D'Incau, mi sono davvero assai rallegrato di rivederla dopo tanto tempo, la domenica 3 novembre a Pedavena, in occasione della nostra conferenza della Alta Via Dolomiti numero 2. Come lei sa già, nel mese di luglio ebbi cercato invano, insieme alla mia compagna, di raggiungere il rifugio dal Piazza ed eravamo costretti a rinunciare al trapasso delle vette feltrine e al passo finestra per causa dell'improvviso maltempo, come fu già il caso al passo Alvis nel mese di maggio. Nell'agosto io stesso avevo marcato diversi tratti e passi tra la Marmolada e il gruppo di Pala, nell'interesse dell'alta via. Potrebbe essere possibile, in primavera, che noi facessimo vedere ad un piccolo circolo i miei dias, eventualmente all'albergo alpino in Val di Cazzoni, o in un locale del CAI a Feltre. Per conto mio, anche di nuovo nella birreria Pedavena, forse sotto il titolo Intorno ai passi di San Pellegrino, Valles, Cereda e Croce d'Auna. Alla fine di ottobre ho mandato alla redazione di Alpinismus lo completo bella copia di mio lavoro su Alta Via numero 2. Spero che là non ne combinino né cancellino troppo e che la guida esca effettivamente come promesso nel marzo 1969 nella casa editrice Herring. Ad un particolare caso si dovrebbe pensare e anche decidere, cioè quello dei distintivi, perché la redazione dovrà includere una notizia informativa al margine del manoscritto, e questo prima che sia pronto per la stampa. Non penso soltanto alla fabbricazione dei distintivi, ma soprattutto al fatto se la birreria Pedavena sia accettabile come posto di distribuzione. In favore ci sarebbe però che quasi tutti i camminatori vengano a Pedavena al termine della loro gita dalla Croce d'Auna o dal Monte Avena. Io stesso, da lontano, non posso essere influente come vorrei, sia in riguardo dei distintivi sia in altre cose che riguardano la nostra alta via. Ma io ben volentieri vorrei aver cura che tutto venga rimarcato ai posti più importanti, dove mancano ancora i segni, e questo anche al numero 2. Il più fu già fatto, e oggi possiamo constatare che ogni turista, in certo qual modo, possa orientarsi senz'altro sull'alta via da Bressanone a Feltre. Sarebbe ancora da dire che questa nuova via delle Dolomiti pretende assai più resistenza e bravura alpina che l'andatura sull'alta via numero 1. Nell'anno venturo la sua sezione avrà ancora abbastanza lavoro e preoccupazioni con l'occorrente ingrandimento del bivacco Feltre. Ma prima dell'inizio dei lunghi mesi invernali volevo inviarle le mie dichiarazioni in questa lettera, e oggi con tante grazie saluto lei, la sezione CAI e l'azienda di Feltre. Nota bene, peccato che in estate sulla neva si trovano solo mucche e severi custodi con barba e non belle signorine, ma noi siamo bravi alpinisti e io antico vecchio. Cordialmente, Sigi Lachner.